Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista, una nuova puntata insieme. Un caro saluto a tutte le persone che ci seguono costantemente. Davvero grazie e grazie anche a chi ci segue sui social. Ricordo che poi le nostre puntate sono anche eh, rivedibili dal nostro canale YouTube, Telecittà Official Channel. Chi è l'ospite di questa sera? Allora, vi anticipo già che è una donna che eh, si occupa di politiche sociali, che viene spesso negli studi di Telecittà e ha un carisma eccezionale, oltre che una grande preparazione. Con noi questa sera, Sabrina Boscaro, assessora alle politiche sociali del Comune di Vigonza. Buonasera a tutti e ciao Patrizia, buonasera a chi ti segue da sempre. Ormai Patrizia, saranno dieci anni che mi inviti sempre. Sì, abbiamo cominciato quando siamo ancora abbastanza lontana dalla politica, sì. abbiamo raccontato la tua storia, abbiamo parlato di tante cose che comunque coinvolgono eh, le persone poi è sempre un piacere eh, averti con noi, anche perché tu sei una donna molto... Eh, attiva e stai veramente facendo tante cose, Vigonza. Spero, spero di stare facendo bene, spero, Io, eh, mi piace ascoltare, mi piace mettermi a disposizione dei cittadini, mi piace ascoltare il loro stile, insomma, spero di essere sulla giusta strada ecco ecco poi eh, proprio perché ti piace ascoltare i cittadini tu hai un ufficio che è sempre aperto e c'è cioè lo sportello di ascolto yes. allora c'è lo sportello di ascolto che è una novità di quest'anno mm. che ho fortemente voluto e mh, insieme a tutta l'amministrazione è uno sportello di ascolto aperto tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12:30. Previo appuntamento è sempre molto, molto. Ehm... Tutto questo negli uffici che si trovano? No, è, nel, è appunto al centro diurno in via. Mm. Sì. Al centro diurno c'è lo sportello di ascolto, è aperto il mercoledì. Ecco, tu parlando con me mi hai detto è importante questo sportello perché aumentano i bisogni dei cittadini di dialogare. Ma come quest'anno ci siamo proprio accorti anche della differenza: non solo anziani, ma anche giovani coppie, ragazzi. E, e vengono indirizzati perché hanno sportello di ascolto, vengono indirizzati nei consultori, nei vari luoghi dove possono trovare una una risposta ai loro problemi, ecco. Ecco, oggi i problemi aumentano sono aumentati veramente da quel periodo maledetto del Covid, la crisi economica, insomma, ha eh, aumentato, amplificato tutto quanto, sì. vero? E questo credo sia un ottimo servizio, insomma, penso che il cittadino si senta in parte supportato, ecco. Ecco, poi eh, a Vigonza c'è anche il centro sociale, le Betulle. Sì, c'è il centro appunto diurno, ma lo chiamo così, centro diurno le Betulle. E quest'anno abbiamo cambiato anche lì proprio. E il modo di ospitare questi anziani e facciamo tante attività che tengono appunto vivo il, il cervello, il, il, il corso cognitivo il, e quindi lunedì hanno la ginnastica il martedì poi hanno le parole crociate insomma e ci sono tante cose. Anche perché poi uno dei problemi che riscontrano, si riscontra maggiormente nelle persone anziane, è proprio quello della solitudine, quindi la condivisione fondamentale. Molto, molto. e, e Questo servizio quest'anno funziona tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E siccome ci siamo accorti che appunto questi anziani sono. Spesso soli. Proprio ieri abbiamo tenuto una riunione con i volontari del servizio Pegaso perché vengono trasportati dei volontari del servizio Pegaso, i nostri anziani. E perché una domenica al mese la possono trascorrere in compagnia e così evitare la solitudine. Quindi, questo credo che sia. Um, Beh questa è un'attenzione molto particolare nei confronti di questa parte di popolazione perché poi sì. ci si rende conto che spesso gli anziani nella nostra società eh, vengono lasciati troppo soli, vero? Molto, molto troppo vengono lasciati da soli, proprio loro non vedono l'ora di arrivare eh, il lunedì e... E ci vengono tutti i giorni, questo hanno voluto proprio dare la possibilità di, di aprire il centro a questi anziani tutti i giorni. Senti Sabrina, li vai mai a trovare? Sì. Cosa ti racconta? Uh, beh, allora, intanto mi festeggiano sempre con caffè, dolcetti e quant'altro. Poi c'è una signora molto brava a lavorare all'uncinetto, ieri mi ha mostrato una coperta e stanno organizzando anche un coro, quindi il venerdì c'è l'ora del coro ed è bellissimo perché poi questa signora che lavora l'uncinetto mi ha regalato anche un berrettone rosa. E... Poi fanno le mascherine. Ieri era pieno di farfalle perché hanno portato la primavera. E quindi è, è bello, è bello andarle a trovare. Insomma, ti riempie il cuore. Ecco. è una cosa che. Ecco, poi parlando di attività che coinvolgono moltissimo la cittadinanza, c'è cioè uno sport che è tornato molto di moda, se ne parla moltissimo e poi tiene impegnate veramente eh, tante persone che amano le bocce. <ride> allora questa è una sfida, eh, allora, io andando spesso appunto al centro diurno. È da parecchio che vedo questi due campi di bocce in disuso. Ma sono con qualche piccolo lavoretto, insomma, credo che li rimetteremo a posto. Quindi, a settembre ci sarà la riapertura del centro dopo il mese di, di, di vacanza, di ferie per tutti. E con questa novità del, dei due campi da bocce e ci tengo a precisare che il, non ci sto a non far fatica e eh, contribuire alla realizzazione dei nuovi tabelloni del tabellone col nome dei segnapunti insomma e guidati dall'assessore Giulia Valveri. Che, salutiamo, che salutiamo, salutiamo, salutiamo tutta la squadra amministrativa certo, che sta no? veramente eh, lavorando sì. tantissimo, non sì. solo nel contesto del sociale ma veramente no. stanno eh, rivoluzionando sì. il territorio. Poi c'è anche un altro aspetto fondamentale, parliamo qui di eh, salute, parliamo di prevenzione perché gli screening, l'attenzione verso se stessi è fondamentale e qui intervieni ancora una volta. Sì, diciamo che non sta mai ferma e quest'anno oltre allo screening femminile con la mammografia e l'ecografia o la mappatura dei nei, facciamo anche lo screening maschile con l'ecodoppler, l'elettrocardiogramma e esame del sangue, insomma, è il eh, previo appuntamento, tutto. invito appunto i cittadini a consultare e a visitare il nostro sito perché viene sempre tutto comunicato, oppure la mia pagina Facebook, oppure quella del sindaco, oppure degli altri assessori che siamo... Um, ci teniamo a tenere informati i cittadini, quindi usiamo molto anche i social. Ecco, qui ci sono già delle date, o le stai proprio no, un'anteprima che stiamo ho, dando? Ho, è un'anteprima, perché ho appuntamento con la dottoressa la prossima settimana. Ecco, poi insomma, parlando di salute, io so che tu ci tieni in maniera particolare a questo aspetto. Sì, ci tengo molto. Molto, anche eh, ho uno stretto rapporto con il distretto nostro socio sanitario, con la dottoressa Miconi. Mi sento spesso, scambiamo delle idee, insomma cerco, cerco di portare la voce del cittadino anche nella sanità, insomma ecco. Allora, ancora un saluto a tutte le persone che si sono sintonizzate, che ci stanno seguendo in questo momento. Vedo che tanti si sono collegati anche attraverso i social. Quindi, eh, Sabrina, tutti ti stimano e ti stanno mandando dei saluti. Quindi, a eh, te l'onore. Grazie, di... <ride> grazie di cuore, veramente. Allora, ritorniamo anche a parlare di natura, di ambiente e di benessere, perché c'è un altro aspetto che oggi viene molto richiesto. Dai cittadini sono gli orti sociali, ci spieghi come funzionano? Eh, gli orti sociali sono diciamo, una vecchia realtà che esiste ancora, sono 90 orti coltivati appunto dai nostri cittadini ogni orto è di circa 40 metri quadrati e presto ci sarà la festa di primavera, faremo la festa di primavera e invito chiunque ad andare a vedere le piantine in fiore adesso che cominciano a sbocciare, quindi è un servizio che noi diamo alla città. A Passare del tempo in comunità, ecco, e queste feste di primavera, di autunno servono proprio per, per socializzare. socializzare. Allora facciamo un invito a quelle persone che magari eh, soffrono la solitudine, perché è veramente una gran brutta cosa la solitudine, sì. e magari stanno chiuse in casa, magari si guardano i social, però il social... È Offre delle grandi opportunità, però, insomma, poi il contatto con le persone. Ti trovi sempre da solo alla fine. Quindi, io invito tutti. Eh, perché credo che il comune di Vigonza offra molto. L'hanno detto anche ieri i miei amici anziani e volontari. Credo che il comune di Vigonza, a livello di attività, sia per i giovani che per gli anziani offre molto e quindi abbiate fiducia anche dei centri diurni e centri per l'invecchiamento attivo ecco come li chiamiamo centri per l'invecchiamento attivo sono ricchi di belle attività si balla si canta si ride si lavora si raccontano delle storie perché gli anziani hanno anche delle belle bellissime storie da raccontare Ecco, poi tra l'altro come comune di Vigonza avete fatto anche una bellissima iniziativa Passo dagli Anziani ai Nuovi Nati, e poco tempo fa con una cerimonia proprio sì, dedicata ai Nati sì, del 2023. Sì, sì, 150 bambini sono stati, diciamo è stata consegnata la chiave, simbolicamente la chiave della città. Il libro del piccolo principe. Un piccolo... Che è sempre bello rileggere. <ride> molto bello, molto. E, quindi, sì, è stato un momento di festa per questi nuovi nati, è già il secondo anno che la facciamo ed è sempre una bella storia. Sono tutte belle storie. Ecco, tra l'altro c'è stato anche un momento molto emozionante eh, durante eh, la cerimonia. Patrizia, questo però non me lo dovevi fare, quello la dedica. Però vogliamo ricordarlo perché, certo che sì, è, una persona... perché è una persona che a questa comunità ha dato tanto. Stiamo Io, parlando di Riccardo. Esatto, Riccardo Oval, un giovane amico. Mio, i miei figli, di, di tantissime persone, perché tantissime, basta andare nel suo, nella sua pagina Facebook a vedere che è ancora proprio viva. Sua moglie sta aspettando un maschietto e Pietro e stata. Sì, allora è stato un momento molto importante per ricordare questo ragazzo che purtroppo se n'è andato eh, troppo presto, c'era il fratello durante quel pomeriggio, io credo che sia giusto eh, ricordarlo perché come Sabrina tante persone lo porteranno sempre sempre nel cuore. Quindi... Sì, lui era proprio... Eh, molto vicino alla parrocchia nel comitato della peraga medievale quindi era un ragazzo molto attivo e quindi molto conosciuto dalla comunità ecco perché ehm, Credo che sia rispettoso a ricordarlo insomma. Ecco. ecco, quindi lo abbiamo ricordato io a lei non avevo detto nulla prima, per questo insomma so che eh, è un dolore che comunque sì. insomma eh, non sparirà ovviamente non, mai. Però, insomma, è sempre giusto ricordare come ha detto lei, e ovunque sia, noi gli mandiamo l'abbraccio di tutto certo. il territorio. Allora, siamo arrivati eh, a 15 minuti, ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, poi ritorniamo insieme Torniamo per dopo. parlare di tantissime iniziative bellissime. Certo, sempre. Campagna di sensibilizzazione di Etra. Piccoli elettrodomestici e oggetti elettronici, dove li butto? Smartphone, tablet, sigarette elettroniche sono RAE. Portali al centro di raccolta. Non buttarli nel secco o abbandonarli nell'ambiente. Sono i consigli di Etra per un futuro sostenibile. Informazioni su etraspa.it. Benvenuti nel mondo della Digital Acceleration. La trasformazione digitale è buona pratica, l'accelerazione digitale è meglio. La tecnologia sta portando opportunità illimitate alle aziende. Questo processo si sta sviluppando sempre più velocemente e l'unico modo per competere è accelerare. Più velocemente vai, più opportunità potrai cogliere. Noi di Making Science aiutiamo i nostri clienti a muoversi più velocemente e a continuare ad accelerare per far sì che possano sfruttare le opportunità digitali. Questa è la nostra missione. Ancora ben ritrovati, dopo una piccola pausa riprende punti di vista con noi l'assessore Sabrina Boscaro, stiamo parlando dell'attività del suo assessorato, assessorato ai servizi sociali del comune di Vigonza. Sabrina, parliamo un po' degli spettacoli, degli eventi che sta organizzando. Sì, eventi di forte impatto sociale che servono a sensibilizzare la società, la comunità. L'ultima è stata, no, la penultima è stata una serata sulle malattie rare dove erano presenti tre professori illuminari e poi c'è stata la serata di sensibilizzazione sui disturbi dell'alimentazione il 15 marzo. Ecco, uno spettacolo anche questo molto, molto intenso. Molto bello, molto intenso, l'ha detto anche... La professoressa che era ospite ha detto molto intenso, è solo una persona che, che ha vissuto quel problema pieno a 360 gradi, lo poteva raccontare così. Eh, ecco, in tra forma reale ecco tra l'altro eh, ricordo ai nostri telespettatori che proprio domani sera faremo una puntata speciale dedicata ai disturbi alimentari e ci sarà in studio proprio eh, la stessa professoressa, professoressa. Lucia Gaborese sì. eh, ascoltatela ecco è un problema questo purtroppo che purtroppo, coinvolge sì. tantissime ragazze sì sempre di più e sempre più giovani sì ecco questo, quindi... questo spettacolo ce lo vuoi raccontare un pochino il titolo uh, Di Nuovo Viva Di Nuovo Viva perché Rachele Zanarella ha, ha deciso è arrivata al bivio e ha deciso Di Nuovo Viva ok ha deciso di continuare a vivere perché era arrivata limite ecco perché questi disturbi alimentari lo ricordiamo possono portare anche alla morte quindi eh, insomma mh, bisogna intervenire bisogna fare anche delle profonde eh, riflessioni quindi benvengano spettacoli come il, quello che hai voluto fare tu a Vigonza e che sta portando avanti eh, Rachele perché servono sì per Fare spettacolo, ma soprattutto per sensibilizzare. Quello è uno spettacolo per sensibilizzare, serviva a sensibilizzare, infatti c'erano tante ragazze, tante signore c'erano istruttori di ginnastica, istruttori di danza, perché l'invito era rivolto soprattutto a loro, perché agli insegnanti che sono le prime persone che mh, se ne accorgono, che hanno la possibilità di accorgersi, quasi sempre diceva Rachele, non è la... Non è colpa dei genitori o degli insegnanti o dei è, è ragazzi che hanno bisogno di tenere sotto controllo la situazione. Non devono perdere il controllo. E non perdere il Senti, controllo. Quindi tu che entri in contatto con tantissime persone, tantissime famiglie, mm. sai? È proprio la percezione del sociale. E si comunica dentro le famiglie al giorno d'oggi o c'è un'assenza, è cambiato lo stile di vita? Io spero che si comunichi, io spero davvero che si comunichi perché con la comunicazione si risolvono i problemi o comunque, si, sì, si risolvono i problemi se c'è comunicazione quindi io invito veramente le famiglie a comunicare tra di loro, sì. Ecco, ricordatevi, il dialogo, il dialogo e anche il saper ascoltare, perché anche questo è un aspetto fondamentale, no? Saper ascoltare a volte è più importante ah. che, eh sì, saper ascoltare, mh, perché non è scontato, ascoltare e sentirsi ascoltati, non lo è. Eh, Sabrina, abbiamo parlato di famiglie e proprio a loro io mi vorrei rivolgere perché tra poco, il 4 maggio, io, per me il tempo corre molto veloce. Anche per me, eh. anche per me. Quindi il 4 maggio, sì. mi raccomando, non prendetevi appuntamenti no. perché avete questo appuntamento a Vigonza con la festa sì. delle famiglie e delle realtà educative. Che Del cosa? territorio, quindi dai nidi privati ai nidi comunali alla direzione didattica alle scuole elementari insomma a tutti gli asili del territorio si fa una grande festa al parco ehm, dei peraga, del castello dei del da peraga dei e um, una festa aperta alle famiglie Quest'anno ci, ci saranno anche dei cagnolini che, e ci saranno dei, delle persone che insegneranno come eh, avvicinare un cagnolino, come... Rapportarsi con un cagnolino, quindi è una novità. Ci sarà il trucca bimbi, ci sarà il gonfio a palloncini, ci saranno le bolle giganti e insomma vi aspettiamo laboratori, giochi vecchi e nuovi ecco c'è c'è anche un altro aspetto che mi piace moltissimo che è ricordatevi di portare tutto l'occorrente per fermarsi sì, a fare un picnic sì. bellissimo quest'anno sì perché eh, a mezzogiorno le attività cominceranno alle ore 9, a mezzogiorno finiranno e poi mi raccomando portate tutto il necessario per fare un picnic lì al parco e quindi... Ecco tra sì, l'altro insomma cioè... il parco del castello di Daperaga è davvero molto bello, è aperto tutti i giorni e quindi vi consiglio anche se avete voglia di fare una passeggiata, godervi dei momenti all'aria aperta, insomma tutti i giorni si può andare a fare una passeggiata. Sì, Dovrei ci sono farlo sono le giostrine è qua per i bambini, anch'io! <ride> ci andiamo insieme Patrizia volentieri quindi aspetto tutti mi raccomando il 4 maggio dalle ore 9 alle ore 12 ci saranno attività appunto per eh, i bambini genitori, nonni e truccabimbi quant'altro insomma ci si divertirà e poi alla fine faremo festa con... Eh, con un bel picnic come ci facciamo una volta come ci facciamo una volta? eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. senti, dopo c'è un altro aspetto che io vorrei sottolineare anche se siamo in chiusura ma è comunque un aspetto importantissimo mi riferisco a quello che viene chiamato il piano Peba che cosa vuol dire Sabrina? Eh, eh. cosa vuol dire per me tanta roba? Allora intanto invito tutte le amministrazioni a richiedere il piano beva perché è dal 1986 che tutti i comuni possono richiederlo. E si tratta di mappare il territorio e di eliminare. E le barriere architettoniche nel comune. E porteremo il piano PEBBA in consiglio comunale nei prossimi eh, tra maggio e giugno per l'approvazione e questo piano PEBBA consiste in circa quasi 900 interventi tra marciapiedi e eh, tanti, tante barriere, tante barriere. E... Tante barriere con cui tu ti sei scontrata spesso, troppo spesso, ovunque, io ti ho sempre e tanti telespettatori, cittadini ti hanno seguito sui social, tu hai sempre portato avanti questa eh, battaglia. E ci sarà una particolare attenzione anche all'interno del teatro di Vigonza, sì. che è stato recentemente oggetto, recentemente di... È stato oggetto di ristrutturazione per il energetico. E adesso manca solo una pedana eh, perché tutti i disabili possano salire nel palco. Per rendere il palco accessibile a tutti, e, chi non può raggiungere il palco eh, sa di cosa parlo perché è brutto stare sotto: non c'è la luce, non c'è, è scomodo. È... Non hai microfono, non arriva. Insomma, il teatro deve essere accessibile a tutti e quindi ringrazio la mia amministrazione che, come dice sempre, è già sulla, no, sulla nota della spesa. Quindi ringrazio questa amministrazione che ha creduto fortemente a questo progetto, a questo piano piano, insomma piano abbattimento, barriere architettoniche, invito davvero tutte le amministrazioni ad adottare. Perfetto, con questa notizia noi siamo arrivati al termine di questa puntata, devo dire davvero molto piacevole, in compagnia dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Vigonza Sabrina Boscaro che incontreremo poi più avanti, adesso ci sarà un piccolo stop agli appuntamenti istituzionali per la par condicio, però insomma poi... Devo tornare perché è Patrizia e comunque ci sarà la festa dei nonni a ottobre e per parlare sempre dei nostri amici anziani e quindi verrò a settembre per parlare anche di quello. Allora, io ti ringrazio, ti auguriamo una buona serata e anche un buon lavoro perché veramente stai mettendo un grandissimo impegno. Grazie, grazie, Patrizia, grazie a tutti voi, buona serata. Grazie a tutti voi, buona serata, vi aspetto domani sera per parlare di disturbi alimentari. Rimanete su Telecittà e se volete rivedere la puntata andate sul canale YouTube Telecittà Official Channel. Buona serata.